polo con Railway e dei Towers ha frenato ogni rumors. Non siamo interessati al polo delle torri perché noi abbiamo antenne telefoniche e non televisive. Ma parliamo adesso anche di quelle che sono le opportunità del digitale per le piccole imprese, perché è partita oggi la seconda edizione di Botteghe Digitali, l'iniziativa ideata da Banca IFIS Impresa per aiutare le imprese artigianali ad affrontare la rivoluzione digitale in atto. 10 protagonisti selezionati tra oltre 300 candidature. Arvia quindi un vero e proprio esperimento di manifattura 4.0. Siamo in collegamento con il direttore generale di Banca IFIS, Alberto Staccione. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, io le chiedo subito, sembra quasi una contrapposizione la bottega digitale. Siete alla seconda edizione, un po' qual è il mood che vi ha guidato anche sull'esperienza della prima edizione? Un mood di assoluto interesse. La digitalizzazione è un elemento abilitante che oggi consente alla piccola impresa, all'attività in fase di iniziale, effettivamente di crescere e competere, diciamo, in una dimensione diversa. 1 milione di visualizzazioni che riguardano la vecchia edizione di Botteghe Digitali è la testimonianza di quanto, come dire, questo format sia stato di interesse pubblico e ci ha spinto quest'anno a duplicare sulla seconda edizione in dimensione più grande rispetto a quella dell'anno scorso. Le chiedo se tutto questo crea posti di lavoro, almeno questi sono i vostri obiettivi, e se sì, quali figure si stanno delineando secondo lei? Assolutamente la digitalizzazione è un'opportunità per la crescita e quindi sicuramente nell'ambito della piccola impresa, della PMI, di quella che è un po' l'ossatura, come sappiamo, del nostro sistema produttivo, è certamente un'opportunità. La digitalizzazione entra all'interno della piccola impresa e della bottega artigiana non per sostituire il lavoro, diciamo, delle persone, ma per aiutare l'azienda a crescere, a competere, sia in termini di qualità di prodotto sia soprattutto di mercato e distribuzione, quindi è sicuramente un elemento che crea opportunità e occupazione, almeno in questa accezione e posizionamento. Riguardo alle nuove figure, sicuramente, sempre riferendomi all'ambito specifico in cui operiamo noi, naturalmente, in cui si colloca il progetto Botteghe Digitali, in realtà si tratta di portare all'interno di quello che è un saper fare tradizionale, diciamo, gli elementi della digitalizzazione, quindi non si tratta tanto di specialisti estremi nella digitalizzazione che eventualmente potranno affiancare l'impresa nel momento in cui vuole introdurre questi elementi all'interno della propria organizzazione, ma una volta che poi sono introdotti, la gestione e l'utilizzo di questi strumenti dovrebbe rientra in quelle che sono le competenze più specifiche e tradizionali dell'artigiano, che quindi deve aprire, diciamo così, diciamo, a questa dimensione nuova, ma non richiede competenze specialistiche specifiche, a parte quelle che potrebbero essere naturalmente collegate all'utilizzo di strumentazione specifica introdotta nei processi produttivi. Quindi dice, tutti possono trasformare la propria bottega in bottega digitale. Grazie Alberto Staccione, direttore generale di Banca IFIS. Buonasera. Grazie a voi, buonasera.